Envision TV, servizi editoriali e di comunicazione. Un grandissimo lavoro sta portando avanti la Camera di Commercio di Fermo con le scuole. Nell'ultimo Salone Internazionale della Calzatura che si è svolto a Milano, il MICAM, studenti e professori sono stati coinvolti dall'ente camerale fermano e hanno partecipato alla manifestazione del Made in Italy Extra Lusso, sezione calzaturiero. Con il progetto MICAM, gli studenti sono stati chiamati a sviluppare lavori per rilanciare la produttività e connettere il territorio fermano con il mondo. Nel corso della mattinata che si è svolta a Palazzo Azzolino, gli studenti delle scuole fermane, accompagnati da professori e dirigenti, hanno presentato i loro elaborati, guardando al futuro del distretto calzaturiero marchigiano. Il 12 febbraio siamo stati al MICAM e la Camera di Commercio ha già chiesto un progetto per poter rialzare l'economia del nostro territorio. Abbiamo sfruttato diversi settori che noi abbiamo, quindi ad esempio il paesaggio oppure gli elementi storico-culturali, ma anche l'enogastronomia e il settore artigianale come quello calzaturiero. Per quanto riguarda il progetto che noi abbiamo portato avanti, ci siamo basati molto sulle risorse digitali, quindi ad esempio una creazione di un sito web, sfruttare i vari social presenti, così da poter aumentare le vendite, ma allo stesso tempo abbiamo collegato anche il turismo così da poter sviluppare sia il nostro territorio sia in ambito economico che in quello turistico. Questi sono 4 studenti del liceo socio-economico di Fermo e hanno partecipato al progetto MICAM della Camera di Commercio. Sentiamo direttamente da loro che cosa ne è venuto fuori. È stato un progetto veramente bello, molto formativo anche, perché siamo andati direttamente a Milano, al MICAM, abbiamo potuto visitare tutte quelle piccole aziende, grandi aziende che ci sono, con alcune abbiamo avuto anche la possibilità di parlarci direttamente, quindi di ricavare informazioni. Grazie al progetto MICAM ho conosciuto una realtà che non avevo idea esistesse, ho toccato con mano le piccole imprese e tutto quello che c'è dietro, il prodotto realizzato da dove viene fuori, da finanziamenti importanti e anche comunque un'ideologia decisa dietro di una persona che decide di intraprendere questa strada. Dal progetto MICAM è stato anche molto importante l'ambito sociologico, cioè il rapporto tra compratore e cliente che si scaturisce al momento della vendita del prodotto e quanto la diversità dei clienti che vogliono comprare il Made in Italy, che è molto importante nel mondo ed è una garanzia. Con questo progetto siamo entrati nel mondo calzaturiero e siamo stati molto formati dal viaggio al MICAM e anche da un viaggio nella sede di Nero Giardini. Come ogni anno la scuola ci dà questa opportunità. Quest'anno noi del terzo abbiamo realizzato uno schiaccialatine, è un cilindro che serve per ridurre il volume di una lattina quando viene gettata. Abbiamo visto che col nostro lavoro si può fare tante cose, cosa che in primo e secondo non si verifica bene. Noi ragazzi del quarto dell'Ipsia Meccanica siamo partiti da un principio di ecosostenibilità, abbiamo ripreso dei motori di frigoriferi dentro a delle discariche, quindi con l'aiuto dei professori delle materie elettroniche, meccaniche, pneumatiche siamo partiti dal presupposto di saldare 2 semicurve circolari in modo tale che il nostro compressore avesse proprio un serbatoio dove trattenere l'aria. Con i ragazzi del terzo ci siamo dati una mano a fine di mettere in serie i loro schiaccialattine e quindi lavorare tutti insieme a tutte le altre materie, perché alla fine non è solamente la meccanica ma è anche l'elettronica e l'elettrotecnica. Questa studentessa che ci fa vedere questo progetto della scuola, che è un'applicazione per una scarpa innovativa per lo sport. Si tratta di una soletta intelligente che può diventare pure una scarpa intelligente, perché questo sistema praticamente rileva dei punti di pressione dei nostri piedi, nella pianta, i talloni, e per poi essere analizzato tramite un'apposita applicazione sulla correttezza della postura, magari essere applicato agli sport, ad esempio la marcia atletica leggera. Coinvolti nel progetto l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Stilio Ricci della dirigente Stefania Scatasta, l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Carducci Galilei della dirigente Cristina Corradini, l'Istituto Superiore Carlo Urbani del dirigente Roberto Vespasiani, il Liceo Classico di Scienze Umane Economico Annibal Caro del dirigente Piero Ferracuti e l'Istituto Tecnico Nuove Tecnologie per il Made in Italy Montani della dirigente Margherita Bonanni.
Il percorso alternanza scuola-lavoro funziona, ma funziona soprattutto l'identità di questo nuovo indirizzo di studi, perché coniuga la licealità a un interesse verso il mondo imprenditoriale, sia in vista della creazione di una propria impresa, ma sia in vista di supporto alle imprese già esistenti. Noi abbiamo assistito veramente ad una valorizzazione di un percorso, ma soprattutto degli interessi reali dei ragazzi. Il Polo Carlo Urbani ha presentato il progetto sull'industria 4.0. Lipsia Ostilio Ricci ha realizzato qualcosa di pratico da utilizzare subito, lo schiaccialattine per il risparmio energetico, il recupero, il riciclaggio. L'Annibal Caro ha lavorato per l'internazionalizzazione del prodotto, obiettivo esportare i prodotti italiani all'estero. Quindi è nata un'app multimediale. Il Montani ha inventato la scarpa social applicando un circuito elettrico nel tacco e sensori nella soletta della scarpa, tecnologia applicata in funzione degli sportivi. Infine l'ITET Montani ha puntato sulle strategie promozionali concentrandosi sui social per favorire la divulgazione del marchio d'impresa e allo scopo è stata creata un'applicazione con tanto di sito web per la promozione turistica. L'iniziativa, spiega il presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, vuol dimostrare che l'alternanza scuola-lavoro funziona, permette agli studenti di entrare nelle aziende per vedere la forza lavoro, sì, ma permette anche di vedere come si muovono gli imprenditori sul mercato internazionale e l'esperienza fatta a Milano va proprio in questa direzione. Hanno visto che i nostri imprenditori che lavorano nelle loro aziende hanno creato uno spettacolo a Milano con le loro collezioni, come l'hanno saputo proporre. Però questi ragazzi hanno fatto un salto in avanti, hanno anche indicato come fare, cioè mettersi in rete, creare delle piattaforme collettive e anche tra loro si sono scambiati delle indicazioni. Hanno ricollegato poi tutto questo con altri settori, no? Hanno parlato di come il turismo può beneficiare del distretto calzaturiero, ma anche di come il distretto calzaturiero può beneficiare del turismo. Ci hanno messo l'ambiente, ci hanno messo l'economia sostenibile, insomma tutta una serie di riflessioni che fatte dal mondo della scuola, da questi giovani, potrebbe essere anche normale, ma mi ha meravigliato, ma anche nel modo, nell'espressione. Quando è così, si è orgogliosi di essere il coordinatore di una giunta e di un consiglio che questi progetti li porta avanti da tempo, che ha sensibilità nel territorio e che quando propone delle cose e hanno un successo come questo, e allora si è contenti, si è orgogliosi. Presidente, sono anni che la Camera di Commercio lavora con le scuole, stiamo vedendo veramente risultati, tantissimi, a dispetto di 10 anni fa, che era il contrario, finite le scuole dicono che vogliono aprire un'impresa. È frutto di alternanza scuola-lavoro che vedono una realtà bella, dove anche le macchine per la produzione sono digitali, l'ambiente è buono, si realizza qualcosa che dà soddisfazione. Questi giovani entrano e cominciano a vedere questa sensibilità e in più vedono delle potenzialità che non sono state ancora espresse e quindi contaminazione nella passione più conoscenza di quelle che sono le nuove tecnologie e di quelle che sono le nuove opportunità, io credo che sia veramente la ricetta che ci fa vincenti per il futuro.